La settimana in consiglio. La seduta del Consiglio regionale del 10 luglio si è aperta con la commemorazione del senatore Sergio Pininfarina. I lavori sono proseguiti con l'approvazione dell'ordine del giorno sull'Unione Europea, presentato nella seduta straordinaria della scorsa settimana, e con la decisione di creare un tavolo di lavoro per rivedere lo statuto, la legge elettorale e il numero dei consiglieri. Nel pomeriggio è proseguita la discussione della legge sulla lingua dei segni ed è iniziata quella sul disegno di legge di riforma dell'urbanistica. World Tibet Day. Il 6 luglio, in occasione del World Tibet Day, si è svolta a Palazzo Lascaris la tavola rotonda Libertà religiosa, radice di ogni altra libertà, a cura dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani. Sono intervenuti padre Bernardo Cervellera, un monaco nella tradizione del Dalai Lama e un rappresentante della comunità Bahá'í di Torino. Erano presenti Gian Piero Leo, Gianna Pentenero e Antonello Angeleri, rispettivamente presidente e vicepresidenti dell'associazione. Immagini della letteratura piemontese. Fino al 30 agosto l'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte, via Arsenale 14, è visitabile la mostra d'arte Letteratura piemontese attraverso le immagini, a cura della sezione Arti visive del CRAL della Regione. La rassegna è composta da 33 dipinti e due sculture ispirate alle opere narrative e poetiche di autori piemontesi, da Cesare Pavese ad Alessandro Baricco. Gli spettacoli di Voci dei Luoghi. Proseguono gli appuntamenti della rassegna teatrale Voci dei Luoghi, musica e parole della resistenza in montagna, inaugurata la scorsa settimana a Torino. Venerdì 13 luglio a Castiglione Saluzzo, provincia di Cuneo, con l'Accademia dei Folli, e sabato 14 a Rittana, in Vallestura, con Assemblea Teatro. Un secolo di locomozione in mostra a Candelo. In carrozza, a cavallo, in treno, in auto, comunque sempre in movimento, sono i temi ritratti nella singolare mostra promossa dal Consiglio regionale Dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione, nella fotografia dal 1860 al 1960. La mostra farà tappa nel medievale Ricetto di Candelo a Biella fino al 3 agosto.